Voglia di mare? Voglia di vacanze? Eccomi qua, sono qua per farvi venire ancora più voglia di vacanze. Oggi per Danza con Joe vi porto un balletto che a me fa venire in mente il mare, soprattutto il mare italiano, quello bello, quello del sud, quello che tutti sogniamo tutte le estati. E il balletto in questione è Napoli, che appunto prende ispirazione da una situazione popolare napoletana o comunque del sud Italia e che ha questo bellissimo atto tutto ambientato nel mare. Parliamo nello specifico della trama di questo balletto. Ha un secondo titolo che è Il pescatore e la sua sposa, che è un po' più esplicativo, diciamo, della trama generale di questo balletto. È stato ideato nel 1842 su musiche di quattro compositori danesi, di cui non ricordo il nome, perciò andrò a leggerlo perché sono complicatissimi: Niels Willem Gade, Edvard Elsted, Hans Christian Lumbye e Odger Simon Olli. Non so neanche se li ho pronunciati giusti. Ed è stato coreografato da August Bournonville. Diciamo che come tema generale si rifà un po' al romanticismo, quindi appunto all'epoca in cui è stato composto, andando ad esaltare un po' l'umiltà popolare e questa ambientazione partenopea che comunque rispecchia perfettamente ciò che all'epoca veniva considerato bello da vedere, bello bucolico, insomma, tutto bello, fantastico. La protagonista di questo balletto è Teresina. Teresina è un'umile popolana, che è ovviamente la più carina di tutto il paesotto nel quale viene ambientata questa storia, ed è contesa tra uno spaghettaro, un venditore di spaghetti, e un commerciante di limonate. È contesa tra questi due commercianti, ma lei ovviamente non è innamorata di loro, è innamorata di Gennaro, che è un pescatore, e con lui si vede di nascosto, insomma, fa tutte le tresche. Cosa succede? Che dato che Gennaro comunque è un uomo dai sani principi, la chiede in sposa e dopodiché partono in barca. Ma cosa succede? Una tempesta affonda la nave, Teresina affonda e si salva solo Gennaro. Si salva solo Gennaro, che torna nel suo paese e viene accusato dalla madre di Teresina di averla uccisa lui e quindi finisce un po' nei pasticci, ecco. Gennaro a quel punto è disperato, va dal frate del paesotto e gli chiede aiuto. Il frate cosa fa? Gli dà un'immagine della Madonna e lo esorta ad andare a cercare la sua amata. Quello che Gennaro non sa è che la sua amata non è affogata, non è morta nella tempesta, ma è stata salvata dalle Nereidi o Naiadi in alcune versioni, che sono praticamente delle sorte di ondine, e qua si apre l'atto di cui vi parlavo prima, quindi quello tutto ambientato dentro il mare, che mi piace tantissimo, e queste Nereidi la portano dal dio Golfo, che si innamora ovviamente di Teresina, perché quando mai un cattivo non si innamora della protagonista? Vabbè, comunque, il dio Golfo decide di trasformarla anch'essa in una Nereide e in questo modo cancella tutti i suoi ricordi della vita umana. Succede che Gennaro riesce a trovare finalmente la tana del dio Golfo e in un momento in cui il dio Golfo è distratto mostra a Teresina l'immagine della Madonna, e a quel punto Teresina recupera tutti i ricordi e i due riescono a scappare e tornare nel loro paese. A questo punto Teresina recupera i ricordi e ritorna in forma umana, e il dio Golfo, colpito da questo amore così grande, fa dei doni a Teresina e al suo sposo, futuro sposo, non si capisce bene se siano sposati o meno, ma comunque andranno a convolare a nozze. A questo punto, tornati a Napoli, che il paesotto non è alla fine Napoli. Ci sto pensando adesso, Napoli è una grande città. Gennaro riporta Teresina e viene accusato di stregoneria perché tutti pensano che l'abbia resuscitata dal mondo dei morti, ma in realtà poi il frate corre in suo soccorso e afferma che comunque Teresina ha riacquistato i ricordi e la forma umana solo grazie alla visione dell'immagine della Madonna, e quindi è stata la Madonna a fare il miracolo e a riportare Teresina nel mondo dei vivi, diciamo, anche se non è mai stata nel mondo dei morti, ma a dettagli il popolo non lo sapeva. E a questo punto, niente, i due si sposano e ci sono questi festeggiamenti molto belli, nel quale c'è anche la seconda coreografia che mi piace tantissimo, che è la tarantella di Lupi, bellissima, lunghissima anche, ma comunque famosa e bellissima. E tutti questi festeggiamenti ricalcano proprio la tradizione popolare delle danze del sud Italia, ecco. Un balletto che, come ho detto all'inizio, mi ricorda tantissimo il nostro bellissimo sud Italia, il mare del sud Italia, cioè questo mare bellissimo, questa scena delle Nereidi con il dio Golfo, che è bellissima e che tra l'altro
una parte mi sembra l'overture di questo atto. L'ho danzata anch'io 10 anni fa, oramai ero così giovane. Così come lo stesso anno degli altri corsi della mia scuola di danza hanno invece fatto coreografia sulla tarantella di cui vi parlavo prima. E c'è questo atto bellissimo che mi ricorda il mare, ma soprattutto in generale il balletto ricorda tantissimo questa meta bellissima che è il Sud Italia, che è Napoli, che è una bellissima città in generale da andare a visitare, che io spero un giorno di poter visitare, perché secondo me è uno dei must have delle mete vacanziere, ecco, in Italia, e soprattutto in questo momento, come ho già detto nello scorso video che se vi siete persi vi lascio qua sopra nell'info box, dobbiamo tutti dare un contributo al risollevamento dell'economia italiana, quindi insomma andate in vacanza in Italia, non andate all'estero, a meno che non abbiate già prenotato un viaggio da tempo e speso tanti bei soldini. Non è un balletto famosissimo a dire il vero, in realtà appena si ascolta soprattutto la tarantella ci si immerge appunto in questo mondo italiano di questo balletto, ma in generale non è un balletto famosissimo, quindi spero di aver fatto cosa gradita a raccontarvelo. Sicuramente vi piacerà vederlo, dargli un'occhiata. Vi lascio qua sotto nell'info box qualche video che potete ritrovare su YouTube. Se conoscevate questo balletto, se non lo conoscevate, in qualunque modo, se avete un'opinione personale, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Qual è la vostra parte preferita e se anche a voi questo balletto ricorda tantissimo il mare, la nostra bella Italia, vi fa venire tanta tanta voglia di vacanze, io non vedo l'ora di andare al mare. Qua sopra trovate tutti i link utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto. Se pensate che questo balletto possa interessare le vostre compagne di danza, la vostra insegnante in generale, tutta la gente che vi segue, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video il 27 luglio con la Books Review, l'ultima del mese di luglio, mentre il prossimo Danza con Jo sarà lunedì 3 agosto. Un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!